L'ENEA è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. È presente su tutto il territorio nazionale con 5 centri di ricerca e 11 laboratori e 2.700 dipendenti. Vengono svolte attività di ricerca e diffusione dell'innovazione tecnologica nel settore dell'efficienza energetica, le fonti rinnovabili e nella fusione nucleare. L'innovazione tecnologica viene anche sviluppata nell'ambito del settore agroalimentare, ambientale, della chimica verde e dei materiali innovativi. L'ENEA è presente anche a Bruxelles con una liaison officer, ha registrato 850 brevetti e dato vita a 11 spin-off. I laboratori ENEA di Ispra sono localizzati all'interno del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Vengono sviluppate tecnologie e metodologie per testare le prestazioni energetiche dei principali elettrodomestici. Organizziamo giornate e percorsi formativi e informativi per l'associazione di categoria, le scuole, le università e gli utenti finali. A Ispra sono presenti 3 laboratori dove testiamo forni elettrici, apparecchi del freddo e sistemi di illuminazione. Allora, ci troviamo qui nel laboratorio di luce dell'ENEA di Ispra, nel quale noi effettuiamo attività di ricerca su sistemi di illuminazione, su sorgenti, dispositivi. In particolare noi effettuiamo valutazioni di tipo fotometrico, radiometrico ed elettrico di sorgenti luminose e di apparecchi di illuminazione. Qui nel laboratorio è possibile vedere diverse strumentazioni che noi utilizziamo per le nostre attività di ricerca. Abbiamo qui alle nostre spalle la sfera di Ulbrich che noi andiamo ad utilizzare per fare delle valutazioni su quella che è la quantità di luce che viene emessa da delle sorgenti luminose che vengono misurate attraverso delle opportune strumentazioni e siamo in grado di valutare anche qual è il colore della luce attraverso ovviamente la sua misurazione. I tempi per effettuare queste misure possono essere più o meno lunghi a seconda della tecnologia che noi andiamo a misurare. Qui invece sulla nostra sinistra abbiamo un gonio fotometro che è un altro strumento che ci permette di fare delle valutazioni sempre su sorgenti luminose e di andare a costruire quello che è il solido fotometrico di ogni sorgente. Il solido fotometrico è molto importante perché ci serve per valutare qual è la modalità di emissione di ogni sorgente. Ovviamente attraverso questa misura che viene fatta su 2 angoli principali per cui il gonio ruota orizzontalmente poi a 360 gradi noi andiamo a costruire questo solido che poi viene utilizzato per fare proprio le valutazioni con i software illuminotecnici. Se gli dai un po' più di angoli così sta muovendo ancora. Allora, in questo momento noi stiamo vedendo il gonio che sta ruotando sull'angolo C, quindi farà una rotazione a 360 gradi. Ovviamente la precisione degli angoli che saranno misurati dipende dalla misura che andiamo ad impostare e dal tipo di sorgente che misuriamo. Una volta che lo strumento termina, quindi la valutazione sull'angolo C, possiamo effettuare la misurazione sull'angolo gamma. Adesso vedremo il gonio che ruota nell'altro senso. Ok, è possibile quindi vedere qual è un risultato che otteniamo attraverso la misura col gonio fotometro, quindi la rappresentazione di quello che è il solido fotometrico, in questo caso una rappresentazione 2D. Nell'ambito delle nostre attività di ricerca facciamo degli studi su sistemi di illuminazione e quindi poi realizziamo dei prototipi. In questo caso possiamo vedere 2 prototipi di pali di illuminazione stradale che
che sono stati realizzati utilizzando come tecnologia di sorgente dei LED. Ovviamente sono realizzati in scala e questo tipo di attività noi la svolgiamo ad esempio in collaborazione con le università. In questo caso noi abbiamo progettato questi pali che utilizzano la tecnologia LED. Per quanto riguarda ad esempio questo palo, è possibile vedere come abbiamo studiato due moduli differenti di LED con ovviamente ottiche differenti per applicazioni diversificate, e abbiamo fatto anche tutto uno studio su quelli che possono essere i dissipatori proprio dei moduli LED. In questo palo di illuminazione abbiamo una videocamera che serve proprio per ovviamente smartizzare quello che è l'impianto di illuminazione, e attraverso ovviamente la percezione o meno del passaggio delle macchine piuttosto che delle persone, modulare quello che è il flusso luminoso. In questo modo si riesce ad avere un risparmio perché si può tenere più basso il livello di luce in assenza di veicoli o di persone, e nel momento in cui viene percepita la presenza di qualcuno, ovviamente aumentare la quantità di luce rispetto a quelli che sono i requisiti da normativa. Questo invece è un altro palo che è stato studiato sempre per applicazioni in ambito stradale. In questo caso qua noi abbiamo solo realizzato un modulo, ma questo può essere realizzato a 2, a 3, a 4 moduli a seconda del tipo di strada che dobbiamo andare a illuminare. In questo caso abbiamo voluto fare anche un decoro, e quindi abbiamo pensato ad un palo qualitativamente, anche da un punto di vista di design, di colore, perché ci piacerebbe che anche un palo di illuminazione diventasse un elemento di pregio, soprattutto in un centro storico o comunque in una città. Questo è un sistema che serve a misurare il flusso luminoso che arriva dal sole in 5 direzioni: verticale, nord, sud, ovest, est. E in più misuriamo anche la potenza luminosa emessa dal sole. Sono due misure diverse, flusso luminoso e potenza luminosa. Tutto viene letto tramite uno strumento che poi via rete manda i dati acquisiti a un computer remoto che li lega a altre misure simili però effettuate dentro un ambiente, per vedere com'è l'illuminazione all'interno di un ufficio tipo in funzione di quello che è l'illuminazione che arriva dall'esterno e dai vari contributi. Allora, assieme alle misure di potenza, di radianza e di flusso solare, effettuiamo delle misure anche all'interno per vedere qual è la quantità e la qualità della luce che arriva agli occhi e nell'ambiente degli utenti degli uffici. Abbiamo quindi posizionato dei sensori alla finestra per vedere proprio quanto arriva dal sole, e poi effettuiamo delle misure estremamente innovative perché vanno a mimare quello che succede agli occhi dell'utente che sta a una finestra. Quindi posizioniamo i nostri strumenti all'altezza di una persona, dell'utente seduto, e riproducendo anche gli angoli in cui si muovono gli occhi, si muove la testa di una persona che sta lavorando su un piano di lavoro. Le misure sono di illuminamento, di temperatura del colore, della luce percepita dall'occhio, e di radianza solare. Quindi sono delle misure proprio di qualità della luce. Tutto questo per andare a quantificare, per andare a determinare il tipo di luce che arriva all'occhio, il tipo di luce circadiana, cioè la luce che va a influenzare i cicli circadiani della persona. Il ciclo circadiano che va a regolare moltissime funzioni fisiologiche delle persone ed è collegato al sistema endocrino. Questo esperimento in sostanza fa vedere come funzionavano le prime lampadine, quelle inventate da Edison, che erano formate da un filo di fibra carbonizzata. Qui si tratta di accendere una grafite, una barrettina di grafite, di quelle che sono nelle mine, dei portamine. Si dà corrente, questa corrente fa riscaldare
la nostra grafite che inizia a emettere luce. Anche questa dura pochissimo, se si è abili si riesce a farla durare 3 o 4 minuti, bisogna regolare la corrente. Anche le prime lampadine poi avevano dei tempi di vita estremamente brevi. Abbassare la corrente quando si sì. Qui ci troviamo adesso in uno degli ambienti del laboratorio Luce, presso il quale noi effettuiamo le attività di sperimentazione sulla percezione e dove facciamo attività di supporto alla didattica con le scuole primarie, secondarie e le scuole superiori. In particolare qui noi adesso possiamo vedere tutta una serie di attività sperimentali rivolta proprio agli studenti. Che effettuiamo è quella della percezione dei colori, utilizzando questi box dove noi andiamo a valutare oggetti bidimensionali o tridimensionali come in questo caso, e attraverso ovviamente l'utilizzo di utenti di diverse tipologie sottoponiamo loro la valutazione di questi oggetti illuminati da sorgenti di diverse tipologie, quindi tutte le tecnologie presenti sul mercato, per verificare come la tipologia di luce può modificare la percezione dei colori degli oggetti. E questo è un esperimento che abbiamo in corso da alcuni anni e che sta dando dei risultati interessanti, proprio perché vediamo che sorgenti differenti permettono di percepire in maniera anche talvolta estremamente diversificato lo stesso identico oggetto. Quindi noi chiediamo all'utente di confrontare ad esempio un mattoncino di colore verde e di ovviamente noi utilizziamo diversi box con diverse sorgenti contemporaneamente, e di andare a vedere il tipo di verde sotto una lampada a quale corrisponde a quale verde corrisponde in un altro box con lo stesso oggetto ma con lampade differenti. Per far conoscere la luce e le caratteristiche principali della luce agli studenti che vengono a visitare l'Enea, abbiamo messo a punto un laboratorio utilizzando del materiale di riciclo, in modo che gli studenti stessi possano riprodurre a casa, magari con i loro genitori, le stesse esperienze, per illustrare ad esempio l'affascinante fenomeno della rifrazione della luce, che ci permette, che noi possiamo riprodurre utilizzando semplicemente un CD e una lampada abbastanza potente a LED, e ovviamente spiegando, illustrando agli studenti per quale motivo avviene questo fenomeno. E un altro fenomeno caratteristico della luce è la sua propagazione in linea retta, e quindi c'è il famoso esperimento che permette di far vedere come un oggetto, se illuminato e quando i raggi luminosi passano attraverso un foro molto sottile che è stato applicato in questa macchina fotografica, diciamo fatta in casa, come l'oggetto possa essere visibile capovolto anche specularmente. Ecco che così forse si vede bene. Un altro esperimento classico è quello della candela, della fiamma e della candela, e quindi la luce che viene prodotta dalla candela, se passa sempre attraverso un foro piccolissimo, ci permette di vedere la fiamma della candela capovolta. Sempre per far capire cosa succede ai raggi del sole, ai raggi luminosi, quando oltrepassano un mezzo più o meno denso che può essere la nostra atmosfera, possiamo utilizzare dei semplicissimi stick per la pistola con la calda, dove si vede come il raggio luminoso che parte
come bianco, attraversando l'atmosfera in condizioni, ad esempio, del nostro tramonto, noi lo percepiamo come arancione ai nostri occhi. Allora, qui adesso ci troviamo in un altro ambiente del laboratorio luce, come potete vedere è una camera completamente nera, all'interno della quale noi in questo caso abbiamo installato un apparecchio, un prototipo di apparecchio di illuminazione a fosfori remoti che stiamo misurando. All'interno di questa camera ci sono dei luxmetri e attraverso una mappatura che andiamo a definire noi andiamo a misurare quant'è la quantità di luce emessa dall'apparecchio ad una certa altezza. Quindi per noi questa è una valutazione molto importante perché in questo ambiente possiamo fare veramente tutte le misure di apparecchi di illuminazione, quindi non parliamo di sorgente ma proprio di un sistema di illuminazione. Una volta che il sistema in automatico ha finito di fare tutta quanta la mappatura, ecco che noi possiamo vedere a monitor quella che è la distribuzione di tutti i livelli di illuminamento misurati in questo ambiente che misura 4 metri per 4 e quindi possiamo ricostruire quelle che sono le ISOLUX.